No, infatti mi piace che hai toccato questo argomento dei monumenti della città, perché Milano per molti è una città brutta, no? Mi capita spesso di dire c'è uno di Milano è brutta. Non è così brutta, l'hanno veramente imbruttita molto e soprattutto non si valorizza niente. Per esempio, se qualcuno nottetempo girando per Milano dovesse passare in zona centro, potrebbe accorgersi di una strana costruzione cupa scura, con l'aria un po' antica, e se ti avvicini scopri che è il castello Sforzesco. Perché dico così? Perché l'ha illuminato un non vedente che ha pensato, ma io metto delle luci, com'è? Buono? Sì. Che è possibile? Un minorato mentale, che è la possibilità 2 perché nell'amministrazione comunale milanese c'è una particolare attenzione ad assumere queste persone qua. E fa schifo. Cioè tu, io ci passo in Vespa perché giro molto la città in moto e vedo questa cosa scura, bruttissima, che di giorno invece è riconoscibile. È il bellissimo Castello Sforzesco dove si potrebbe anche, cioè uno potrebbe essere anche interessato a farci una passeggiata di notte, ma vedi una specie di cubo nero, di boh, anche un po' inquietante. E invece è il castello, che c'è stato anche Leonardo dentro, capisci? È interessante. La darsena, quella che Leonardo è andato a vedere, ha detto, cazzo, la darsena, è bellissima, ci stavano facendo un parcheggio. Però, ma veramente, poi per fortunatamente hanno trovato dei muri vecchi, è arrivato qualcuno, le belle arti, ha detto, fermi, non si può fare il parcheggio, meno male. No, ma c'era un parcheggio in un posto che Leonardo guardava con ammirazione. Ma vi rendete conto? Vabbè. Cioè, oddio, è un posto che c'ha i suoi difettucci, tipo che una volta, quando sai quando chiudono la veglia o smettono i tavolini, ero lì con la mia amica, io voltavo le spalle, e la mia amica che non vede tanto bene, mi fa, guarda un'anatra, e io mi sono voltato e ho detto, tizia, non è un'anatra, era una... Eh sì, ci sono dei Quindi, super topi, insomma... però anche quello, se uno vuole valorizzarlo, voglio dire, c'è lo spettacolo con un'orca che salta fuori, li addestri e sul naviglio fai, lanci delle cose, volendo un po' l'intelligenza si possono anche migliorare. I topi con i funghi. Esatto, cioè, si possono integrare anche i topi. Il top a bestia. No, esatto. Il top a bestia che vive con dei piccoli cani, però che lui stesso alleva. Allora, vi dico questa perché è molto sentita. Dovete sapere che vicino a casa mia, ex sua, c'è Porta Romana, ci ha fatto anche la canzone, Porta Romana bella, Porta Romana, vuol dire, cioè, è una roba interessante, Porta Romana. Porta Romana per 4-5 anni era coperta, ma non da un cartellone pubblicitario, da un mostro di 30 per 20 metri sul quale apparivano a rotazione, ma quello che c'è stato di più era una pubblicità del nuovo telefonino LG by Prada. Senza togliere niente al nuovo telefonino LG by Prada, che sono pronto ad giurarlo, è una figatona. Io penso che una persona che magari arriva a Milano più volentieri vede Porta Romana, anche perché il nuovo telefonino LG by Prada lo trova nei negozi di telefonia e non ci trova Porta Romana nei negozi di telefonia. Per cui è un peccato, no? Sarebbe meglio vedere Porta Romana. Ma la giustificazione qual è? Porta Romana è coperta dalla super pubblicità perché grazie ai finanziamenti della super pubblicità la risistemiamo. Ah, beh, allora c'è un pensiero dietro, mi piace. Siccome io sono uno noioso e passo di lì tutti i giorni, mi sono fermato con la Vespa e sono andato a vedere sotto chi lavorava. Nessuno. Cioè, di fatto, in 4-5 anni non ci ha lavorato nessuno. Forse, non so, lavorano nottetempo, non vogliono farsi vedere, sono timidi, lavorano quando la gente non guarda, durante le feste, chi lo sa. Comunque, devono aver messo a posto due mattoni, ha fatto così con lo stucco, con la spatolina, e voilà, Porta Romana è ritornata dopo 5 anni di telefonino In LG by compenso Prada. eravamo informati in tempo reale sui nuovi modelli LG. Beh, sì, infatti, il nuovo LG by Prada non lo comprerò mai, però, per questo motivo. Infatti, ce l'ho scritto così, a Porta Romana, bella, Porta Romana. Da 3 anni sei completamente coperta da un gigantesco cartellone pubblicitario per finanziare il tuo restauro. Ma non c'è mai nessuno che restaura. Boh, cara Porta Romana, preferirei vedere te piuttosto che il nuovo telefonino LG by Prada. E tra l'altro, no? Perché lui abita lì da 9 anni, 4 con 4,
E io da sempre sono andato ad abitare a 150 metri di linea d'aria, no? Ora, la porta romana è una porta e questo prevedeva che ci fosse del muro, e c'erano. Si chiamavano le mura spagnole, dette anche bastioni, che sono, voglio dire, no? Reperto, non è Pompei, ma via, sempre del 600. Sì. Sarà l'impressione mia, ma ce n'erano molti di più quando ero piccolo. Cioè, un po' alla volta, per far spazio ad altre cose, di notte sono andati quattro martellatine, gli altri quattro mattoncini, così, perché davvero fra la casa tua e Porta Romana ce n'erano molti di più. Vabbè, Sandro, ma lì sai, siccome è tutto uguale al muro, a un certo punto quando ne lasci un pezzettino, cioè, si capisce com'era, sì, cioè, non è che ne lasciamo tutto. È il termine Caracalla, quando ne hai visto uno ne hai visto tutto, esatto. No? Cioè, mica se ne avve. No, noi siamo una città commerciale. Comunque, dopo questo promo accattivante sulla città di Milano, no, ci sono anche delle cose belle. Però, diciamo, chi vive nella nostra realtà, girando per la città, se fa quello che faccio io, il percorso in moto e quindi molto più velocemente, non sono infognato nel traffico con la macchina, giro e mi capita anche di guardare cosa succede, vedo delle cose strane. Però, ecco, trovate all'interno di questo libretto, oltre a abbiamo visto una serie di baggianate più o meno divertenti, ci sono anche delle osservazioni, per esempio, su altre città d'Italia, poesie ispirate da alcuni momenti in giro per l'Italia, magari a suonare, a fare l'artista rock. C'è questa Trento by Night che mi piace. A Trento chiudono i circoli dei giovani, chiudono i locali che danno fastidio alla curia, chiudono i pub live music e dicono che dopo le 22 ci deve essere silenzio. Poi mi ricordo che a Trento c'è stato il Concilio di Trento e mi è più chiaro tanto oscurantismo. Se ve ne leggo ancora 4-5 ve le ho lette tutte. Io invece volevo leggervi un pezzetto di quella che è un'introduzione in cui Fazio al secolo Nicola Fasani racconta di che ha un certo sadismo Hermes Palinsesto e lo fa correre di qui e di là per il mondo a raccattare le sue poesie. Ve ne leggo una sola, perché ci sono diversi episodi che hanno appunto questo gusto disneyano, secondo me, per certe cose. Paperinesco per la precisione. Comunque vai, questa qui invece è un po' più. Il 10 aprile 2005, verso l'ora di pranzo, mi arriva sul davanzale di casa un piccione viaggiatore piuttosto robusto, con un piccolo registratore a microcassette attaccato alla zampa. Appena apro la finestra, il piccione robusto entra in casa e dal registratorino esce una vocina elettronica che comincia a recitare velocemente le poesie. Le due o tre biro che riesco a raggiungere ovviamente non scrivono, così non mi resta che imparare tutto a memoria. Ok, devo concentrarmi, ok, le so. Alla fine la vocina dice, il piccione si autodistruggerà tra 10, 9, 8, 7, ma come il piccione nel fine spionaggio si autodistrugge boom! Vi dico solo che con un piccione spiaccicato per tutta la cucina e un po' anche in faccia, non è facile mettersi a trascrivere poesie. Dopodiché, che dire? Abbiamo fatto notte. Abbiamo fatto notte, veramente. Domande? Il dibattito. Sì, esatto, mi piace. Attenzione, c'è una domanda. Sì, quelli porti una valletta. Un escort. Vado là. No, volevo sapere se Italia e la cultura hanno influito sul fare di insomma poesie di Hermes. No, hanno influito soltanto sul mio treno di vita. Essendo io l'editore, però. No, in poesia che so se ci fossero stati anche dei fondi. No.
Nel frattempo io ti canterò. È perché si è abituato a me, non funziona. Ma io in particolare il taglio alla cultura me lo sono fatto fare, un po' sfumato dietro e davanti l'ho lasciato lungo, perché mi piace essere corto in fronte. Sono chiarissimo. Ma comunque, cioè, spero che Hermes venga comunque, non venga tagliato, ecco, perché mi piacerebbe che potesse vivere ancora un po', ma non si sa mai in questo periodo. Secondo me questo microfono le pile che stanno scemando. Questa è la mia sensazione. Sto cretinando. Stanno perdendo dei volt. Fra l'altro, facciamo un po' di. Questo prezioso libretto lo trovate in vendita presso lo stand di Alacran, che è... Cosa? Che è qua? Che cos'è? D15, Domodossola 15. D15. Domodossola non è che l'ho importata io, eh. No, per via del nome. Tra l'altro il cognome Ossola a Domodossola è del tutto sconosciuto. Vabbè, una volta sono andato a presentare un libro, ma lei davvero si chiama Ossola? Da quando sono nato, mai sentito sto libro? Comunque, beh, direi che possiamo, abbiamo proprio sparato di... Altre domande? Ah, no, sì. Il famoso temuto dibattito di cui un certo signor Moretti...